Allora, E sappiamo una cosa per certo, che le sì. zone gialle non funzionano. Le zone gialle, cioè noi dobbiamo andare sull'arancione, cioè dobbiamo chiudere, secondo lei, i bar e i ristoranti anche di giorno, cioè dobbiamo evitare quella circolazione che oggi invece è possibile con le zone gialle, per Ma intenderci. guardi, al limite i ristoranti, il problema dei ristoranti non è che i ristoranti non sono luoghi sicuri, quello che non è sicuro è il nostro comportamento. Se a un certo punto al ristorante si mettessero delle limitazioni su nuclei familiari che ci possono andare, al limite si potrebbero anche tenere aperti mezza giornata. Mi spiego meglio. Se noi portiamo al ristorante e incontriamo persone di più nuclei familiari, di fatto aumentiamo la possibilità di contagio. Se teoricamente andiamo al ristorante con lo stesso nucleo familiare o con una persona di un altro nucleo familiare, la probabilità diminuisce. Non è che il ristorante di per sé è pericoloso quello che facciamo, nel senso che ci riuniamo e leviamo la mascherina e parliamo e quindi diamo al virus un'opportunità per trasmettersi. Quindi una possibilità potrebbe essere quella di regolare l'accesso ai ristoranti piuttosto che invece che chiuderli. Ecco, però Allora, detto questo, è chiaro che bisogna prendere dei provvedimenti. mi fate vedere anche sulla curva invece.